Francesco Morosini fu il 108° doge della Repubblica di Venezia, il quarto della sua casata a rivestire la carica dogale, alla quale fu eletto per quelli che oggi chiameremmo meriti di guerra, per le sue capacità belliche, espresse soprattutto nell'ultima fase della sua vita con grandi successi militari. E in passato non era stato sempre così. Nel 1669 Morosini pose termine al conflitto durato con gli ottomani per la cosiddetta guerra di Candia, 25 anni, sancendo la cessione della città al sultano. Per questo motivo, al termine del conflitto di Candia, Morosini fu sottoposto in patria a critiche anche assai aspre, che si manifestarono tra l'altro in biglietti anonimi in cui lo si accusava di aver tradito la patria siglando la cessione dell'isola agli ottomani. Fu sottoposto quindi, oltre che a un processo, anche a una sorta di linciaggio morale. Fu comunque un grande ammiraglio, come diremmo in termini moderni, un capitano generale da mar per la Repubblica, carica alla quale venne eletto per 4 volte. La sua seconda opportunità venne con la cosiddetta guerra di Morea. Tra 1684 e 1687 Francesco Morosini riuscì a conquistare per i possedimenti della Repubblica di Venezia il Peloponneso, la cosiddetta Morea. E gli fu decretato l'appellativo di Peloponnesiaco, con il quale ancora oggi viene ricordato. Durante la campagna di conquista in Grecia non mancarono episodi controversi, come quello riguardante la distruzione del Partenone, che venne colpito da un fortunato colpo, come si esprime Francesco Morosini in un suo dispaccio, che lo fece saltare in aria in quanto era utilizzato come polveriera e vi era stivato all'interno parecchio esplosivo. Altri rappresentanti veneziani, anche Francesco Morosini corrispondeva con gli organi centrali della Serenissima dando conto del proprio operato. Le cosiddette filze, di cui qui abbiamo 2 esemplari, contengono i dispacci nei quali, con cadenza quasi quotidiana, egli dava conto delle situazioni nelle quali veniva a ritrovarsi e in particolare delle imprese belliche nelle quali era coinvolto. Qui vediamo il dispaccio con il quale egli dà annuncio dell'effettuato bombardamento del Partenone, riportando appunto l'indicazione del fortunato colpo che lo distrusse, mentre qui, in quest'altra filza, egli stesso si fa annunciatore della propria morte, sentendosi ormai indisposto nel gennaio del 1694. Annuncia al Senato che avverte di avere ancora pochi giorni da vivere e lamenta il fatto di non poter servire più a lungo la patria. È da ricordare che le filze di dispacci inviati da Francesco Morosini a Venezia sono state restaurate nell'anno 2019 grazie al contributo dei comitati internazionali privati per la salvaguardia di Venezia.